presenteremo stamattina, cioè la grande mappa di New York. La grande mappa della metropolitana di New York è stata creata nel 72, quindi era antesignana, perché era un diagramma astratto, non solamente una mappa geografica, anzi per nulla una mappa geografica come quelle precedenti alla creazione di questa che ha disegnato Massimo Vignelli. Io nel mio libro ho fatto la stessa cosa, ho raccontato il processo per arrivare al prodotto di questa mappa molto rifinita, però ho anche scritto il libro, ho anche messo delle cose di me in questo processo, dove quello che viene fuori è l'aspetto della disciplina, della costanza, della perseveranza per creare fuori poi degli oggetti senza tempo, che era un po' l'obiettivo di Massimo Vignelli, ma penso di chiunque faccia immagine e si ponga a fare immagine come un autore, non come un fornitore. Le cose devono funzionare e devono durare. Allora la cosa che voglio chiedere a Emiliano è questo: come ti sei trovato a confrontarti e affrontare un personaggio e una personalità così grande come Massimo Vignelli? In questo libro meraviglioso che ho studiato, che si chiama Il Canone Vignelli, The Vignelli Canon, uscito prima in inglese e poi tradotto, una delle cose che lui diceva e che ha citato anche Angelo all'inizio è "Design is one", non c'è grande differenza tra disegnare una città o un cucchiaio. Mi sono trovato molto d'accordo con l'aspetto della rigidità e della disciplina di Massimo Vignelli, che aveva delle regole. Dio è nei dettagli, come diceva Miss Van der Rohe, e Vignelli lo riprese dicendo appunto che ogni dettaglio deve essere sintatticamente consistente, cioè solido. Io credo che il dettaglio sia la forma più importante di crafting di quello che noi facciamo come creatori di immagini, perché ci sono dei momenti in cui di mestiere si potrebbe chiaramente tirare un po' via, no? Quindi non andare a definire tutto quello che c'è in un'immagine, però il dettaglio te la rende perfetta, cioè perfetta è una parola grossa perché noi amiamo la perfezione sapendo che la perfezione non è di questo mondo, però la rende più perfettibile, la rende completa. Una frase che ti ha colpito di Massimo Vignelli è: se fai la cosa giusta resta per sempre. Esatto. Per quale motivo? Perché c'è proprio questo senso di responsabilità nei confronti di quello che noi facciamo, perché è una responsabilità estetica, artistica, ma anche di uomini. Fare la cosa giusta vuol dire fare del tuo meglio in quel momento, al massimo delle tue potenzialità, e quella cosa lì auspicabilmente durerà a lungo, supererà le mode, riuscirà a navigare attraverso le mode che ogni 10 anni cambiano.